Si è svolta questa mattina la cerimonia di inaugurazione dell'aula che ospiterà all'interno del Tribunale di Teramo l'ufficio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, un'aula che è stata dedicata a Giorgio Ambrosoli. La straordinaria figura di questo servitore dello Stato, di questo eroe silenzioso, di quest'uomo coraggioso che ha anteposto il senso del dovere e la volontà ferrea di applicare la legge nei confronti di tutti fino all'estremo sacrificio. Vissuto con estremo sacrificio, verificatosi proprio per il modo straordinario di svolgere un servizio pubblico nell'interesse esclusivo della collettività. Un simbolo in una stagione in cui ancora la nostra società, per fortuna, non più attraversata da una stagione di violenza così assurda e così feroce, però vive ancora drammaticamente il problema dei rapporti sbagliati tra istituzioni pubbliche, criminalità organizzata, economica, eccetera. Quindi un simbolo fondamentale. Nella motivazione, il Consiglio dell'Ordine ha voluto rendere solenne omaggio al professionista che ha scelto di stare dalla parte della legalità, dello Stato, mostrando una profonda coerenza e libertà professionale e di pensiero. La messa a disposizione nei luoghi della giustizia di uno spazio offerto dall'Ordine dei Dottori Commercialisti con il contributo del Tribunale per l'attività degli uni e degli altri contemporaneamente, per il Tribunale dell'esecuzione in modo particolare. È bello vedere questa partecipazione tra diverse componenti che abitano una stessa istituzione o, se vogliamo, che tengono vivo uno stesso ordinamento. Il ricordo più grande che ha di suo padre? L'esempio di come sia possibile rimanere liberi e attraverso la propria libertà vivere la propria responsabilità. Importante infatti questa mattina la presenza di tutte le istituzioni. Ci sono dei momenti in cui la società civile si incontra con le istituzioni. Giorgio Ambrosoli personifica questo incontro. Quest'aula rappresenta l'incontro fra un ordine professionale della società civile e l'istituzione tribunale.